I legali che assistono la famiglia di Claudia Ornesi, la donna uccisa insieme alla figlia nella sua casa di Cremona e del cui omicidio è accusato il medico Maurizio Iori, non hanno dubbi. L'uomo stava progettando da tempo il delitto. Le prove sarebbero nel suo computer, nelle ricerche su internet sull'utilizzo di farmaci e gas negli omicidi. È stato condannato a 5 anni e 4 mesi il pusher che vendette la droga costata la vita a un 17enne milanese durante una festa ad Halloween nei locali del centro sociale Leoncavallo. La ragazza che fece da tramite ha patteggiato una pena di 2 anni e 4 mesi. Verso le 16:10 è divampato un incendio all'ospedale San Carlo a Milano. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate nel vano di un ascensore. Non ci sono feriti, ma è il decimo episodio di questo tipo in 2 anni. Niente incarichi in Expo per Romano Prodi. Dopo i rumors che lo volevano vicino a un ruolo importante, è stato lo stesso professore a smentire tutto. Spero che Expo lasci un grande centro sull'acqua, ha detto. Io consigliere? No, ho solo dato un consiglio e poi basta. L'assessore alla cultura e alla moda Stefano Boeri chiude la settimana di sfilate milanesi con la richiesta di rivedere le regole del COSAP, il canone per l'occupazione di suolo pubblico appena aumentato dalla giunta Pisapia. Bisogna prevedere tariffe agevolate per iniziative di utilità collettiva, come quelle legate alla moda e al design, ha detto Boeri. È stato condannato a 5 anni di reclusione Nino Caianiello, ex dirigente del PDL in provincia di Varese. Il giudice lo ha riconosciuto colpevole del reato di estorsione in concorso con un architetto. Un imprenditore avrebbe versato loro 400.000 euro per la costruzione di un centro commerciale a Gallarate. Benedetto XVI a San Siro e alla Scala. Sono due delle tappe più significative del viaggio milanese del Pontefice in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie, che vedrà il Papa nel capoluogo lombardo dall'1 al 3 giugno. Per la messa a Bresso i pellegrini saranno circa 1 milione. Moratti esce allo scoperto e conferma Ranieri dopo 24 ore tesissime. Tranquilli, gli ho parlato e ci siamo chiariti, ha detto il patron nerazzurro ai cronisti. Poi ha parlato anche della squadra. Non è arrabbiata né spaventata, ma meravigliata. Ci sono tante cause, non una sola, ha detto Moratti.